La quarta sconfitta nelle ultime 7 partite, seppur contro la capolista per il Teramo, è una mazzata enorme, specie nel turno in cui le avversarie dirette per la salvezza non solo non steccano, ma conquistano punti pesanti. Il Diavolo, seppur aveva l'impegno più complicato, è sembrato davvero poca cosa rispetto del Pordenone, apparso quasi di una categoria differente rispetto ai biancorossi. Ora, considerato che la squadra di Tessera ha dimostrato di essere tutt'altro che imbattibile, il dubbio è che sia proprio il Teramo di un gradino più in basso rispetto alla Serie C. Esagerato un divario che, al di là dei 2 gol realizzati, del rigore sbagliato, ha raccontato una partita che non ha avuto storia alcuna, al netto delle ottimistiche dichiarazioni di Prammatica post-gara. La verità racconta invece di un organico incompleto, ieri anche decimato, ma inadatto allo stato attuale a giocarsela ad armi pari con le altre, che nel frattempo trovano la quadra e rimontano. Maurizio sta provando davvero tutto, ma è evidente il gap che separa il Teramo dal resto del campionato. A volte servirebbe la fortuna, ma quando non arriva a sostegno il copione è sempre identico a se stesso. Non c'è mai la forza di ribaltare un destino che sta risucchiando in basso una formazione che aveva illuso con 3 successi, risultati a distanza di tempo solo una mera combinazione di fattori favorevoli. I gol falliti sul 2-1 d'Alfano, l'assalto scomposto e disordinato del Monza, il rigore di Barbuti un minuto dopo il pari del Ravenna. Eccole le 3 vittorie del Diavolo. Il resto, poco. Siamo appena all'inizio del ciclo terribile e il Diavolo già annaspa la ricerca di ossigeno in classifica. Sabato sera a Pesaro sarà storia simile, il cliché non cambierà, basta solamente attendere di capire se un po' di buona sorte deciderà di dare una mano a questa squadra che ce la mette tutta ma non ha lo spessore per trarsi d'impaccio. Ecco perché il pubblico applaude. Applaude il senso di sacrificio di ragazzi che avrebbero avuto bisogno di più tempo per crescere e di elementi esperti che andavano scelti con qualche logica in più, per non parlare della guida tecnica estiva. L'errore a monte è stato grave, probabilmente imperdonabile. Allestire una squadra giovane si può, costruirne una inadatta alla categoria è un peccato da risolvere a gennaio, sperando che non sia già troppo tardi. È difficile giocare quando non si vince un duello individuale e quindi abbiamo preso un gol stupidissimo e niente. E forse, però, no, forse abbiamo pagato la partita di Vicenza, ma comunque abbiamo giocato contro una grande squadra, c'è da essere consapevoli che loro sono un'ottima squadra e noi non abbiamo vinto un duello individuale, e questo non puoi portare via la partita senza vincere i duelli individuali. È la prima volta che la vediamo così, forse insoddisfatto della sua squadra, o sbagliamo? No, sono insoddisfatto non della squadra, perché poi alla fine globalmente abbiamo creato tanto, non abbiamo fatto una bruttissima partita. Però quando non si è cattivi da un punto di vista emotivo, da un punto di vista caratteriale, ma un po' per caratteristiche noi non ce l'abbiamo. E questo è un dato di fatto, e quindi sono abbastanza arrabbiato, perché quei giocatori che oggi sono stati chiamati in causa comunque devono, dal punto di vista emotivo, devono dare qualcosa in più. Ma non parlo dal punto di vista tecnico, parlo dal punto di vista emotivo, ma non senza polemica, voglio dire, ma abbiamo giocato in forte emergenza e abbiamo pagato molto. Mister, al di là delle assenze di questa sera e del fatto che mancano ancora 4 partite, però onestamente sta facendo un po' il conto alla rovescia per il mercato di riparazione in gennaio. No, vabbè, adesso pensiamo alle partite, pensiamo a sabato, poi il mercato di riparazione è fatto per appunto per quelle squadre che sono state costruite male, oppure il Teramo è una di queste? Ma non lo so, adesso vediamo cosa succede in queste 3 partite, 4. A proposito di sabato, conta di recuperare qualcuno di infortunato? Eh sì, speriamo di recuperare qualcuno, perché siamo veramente in piena emergenza.